Concessionaria Nissan Lauto, a Cosio Valtellino. Invasione pacifica nel fine settimana a Livigno. 40 veicoli militari, fra cui un carro armato blindato Royal per il trasporto delle truppe, hanno raggiunto i confini dell'alta valle in occasione del sesto raduno del 105 Club Frecce Tricolori. In ricordo del tragico evento che accadde proprio sulle montagne di Livigno nel 1945. Abbiamo eh, inaugurato una lapide. Eh... A ricordare i 12 aviatori americani eh, deceduti nell'aprile del 1945 a Livigno. Un successo veramente non solo per i partecipanti, ma la grande sorpresa del grande pubblico che ci ha accolto veramente in modo strepitoso. È stata tanta la curiosità che le vetture belliche hanno suscitato fra i passanti durante la nostra parata in centro, racconta entusiasta il vicepresidente del sodalizio Ludovico Gianotti eccezionale proprio perché tutti si fermavano a fotografare, filmare, vedere, tutti che sorridendo ci salutavano, abbiamo distribuito anche delle bandierine ai bambini, bandierine italiane, americane, una cosa eccezionale veramente. Sarebbe una buona cosa che questa manifestazione, questo socio, questo club, dove siamo oltre 200 iscritti, è venisse portato avanti dai giovani perché sono loro che dopo di noi dovrebbero portare avanti questi, questi veicoli per non, per non disperderli perché sono dei valori che sono eccezionali.